certo qual modo come la presenza di Gesù, anche i religiosi sono un giudizio, esprimono un giudizio, perché chi sceglie una via rispetto ad altre fa una scelta, e se fa una scelta dà un giudizio. E allora voi ci permettete di sentire quel giudizio per il quale davvero la povertà è quell'amore grande che ci permette di essere liberi, di riconoscere che tutto è grazia di Dio. Abbiamo bisogno oggi soprattutto forse di chi ci, con l'atteggiamento della sua vita, con le scelte, di seguire il Cristo in maniera piena e totale, ci aiuta a conoscere la verità. Aiuta il mondo intero a vivere seguendo la luce di Cristo, a guardare alla luce di Cristo con speranza e fiducia. E per questo allora c'è, la parola di Dio oggi ci dà un'indicazione da seguire, e l'indicazione è quella dell'attesa. Chi vive nell'attesa è come proiettato verso la vita nuova, per cui tutto ciò che vive lo vive guardando all'infinito, all'eternità, guardando alla luce della presenza di Dio che viene incontro a noi. Siete un segno della bontà.